Nessuno né il CDA né io vorremmo mai aumentare le rette della casa di riposo e pesare ulteriormente su quelle che sono le spese che già i cittadini oggi continuano a sostenere dovuti a questi rincari. Quindi non è proprio nella nostra volontà aumentare le rette, anzi cercheremo di fare risparmi e delle riorganizzazioni piuttosto interne prima di arrivare a tutto questo. Il messaggio è chiaro e rassicurante. Gli ospiti delle case di riposo continueranno a pagare la stessa retta. Le bollette alte però rimangono e pesano sui conti. Gli aumenti erano previsti, ma non in questa misura, il doppio per l'energia elettrica, il triplo per il gas rispetto al 2021. E così anche le strutture di Asiago e Cornuda condividono l'appello della casa di riposo Villa Belvedere di Crocetta del Montello al governo centrale. Quindi chiedendo al governo attuale o ai governi futuri di venirci in aiuto dopo anche quello che abbiamo passato con il Covid, che credo che speravamo di vedere la luce dopo i costi sostenuti durante il Covid, invece questo purtroppo non sta avvenendo. Dove si può, si cerca di risparmiare, rispettando gli standard qualitativi del servizio. Quindi si va a incidere in tutti quei costi che sono, diciamo, di contorno. Anche se poi il contorno bisogna capirlo, ma dove si può incidere? Quindi nel mio caso, oppure nel caso dei servizi amministrativi piuttosto che in altri, oppure stiamo facendo delle valutazioni sull'efficientamento energetico degli stabili, quindi o i pannelli solari piuttosto che le luci a LED. A catena i costi aumentano anche da parte dei fornitori per pulizie, manutenzioni, mensa. Non è solo l'aumento di gas e luce, ma è proprio tutto quello che serve per dare dignità ai nostri nonni e ai nostri ospiti, di cui non possiamo assolutamente fare a meno, cioè è necessario per rendere la loro vita dignitosa come la meritano.